avete scritto una lettera al Presidente della Repubblica, come mai vi siete rivolti a lui? Innanzitutto noi abbiamo sentito la necessità di intervenire in questo dibattito, perché è vero che la Bocconi non fa parte del sistema pubblico ma fa parte del sistema universitario italiano, e quindi anche noi ci siamo sentiti come studenti di voler dire la nostra su queste manifestazioni e sulla posizione sulla riforma dell'università. E abbiamo deciso di farlo in un modo particolare, cioè esprimendo una posizione unitaria tra tutti i gruppi dell'università, tutti i gruppi studenteschi, e abbiamo deciso di consegnare questa lettera, questo invito al Presidente della Repubblica, invitandolo a avviare un dibattito nel merito della riforma. In effetti i tagli della legge 133 non sono una riforma dell'università, sono semplicemente dei tagli che noi abbiamo indicato, questi tagli, come una dieta forzata che non risolvono i problemi dell'università e forse anzi li peggiorano. Quindi noi appunto abbiamo indicato la linea di riformare l'università dal punto di vista regolamentare, sia dal punto di vista del diritto allo studio, che è un elemento che manca, che è molto deficitario in questo momento nel sistema italiano. E niente, abbiamo deciso di scrivere questa lettera e l'abbiamo consegnata oggi al Presidente della Repubblica, che ci ha garantito che risponderà nei prossimi giorni per iscritto. All'interno della vostra università ci sono dei movimenti che sono intervenuti ad esempio nella manifestazione di ieri o in questi giorni, oppure si stanno muovendo? Noi appunto, i gruppi della nostra università hanno scelto un metodo un po' diverso come gruppi. C'è da dire che diverse persone, diversi singoli hanno partecipato alle manifestazioni in maniera del tutto pacifica, peraltro come gran parte dei manifestanti in questi giorni sono, insomma, esprimono il proprio disagio. Noi volevamo esprimere in maniera appunto più istituzionale, più come gruppi di rappresentanza dell'università, e abbiamo colto l'occasione della presenza del Presidente della Repubblica qui per consegnare questo messaggio. Quindi anche in un'università come la vostra, quali potrebbero essere le conseguenze dell'applicazione della legge? Le conseguenze più che per l'università sono per gli studenti, perché è evidente che il sistema di diritto allo studio, che è pubblico, riceve una forte menomazione da questi tagli, e tra l'altro noi ci troviamo comunque in un contesto nazionale in cui, se la ricerca viene tagliata, se il progresso del paese subisce un taglio come questo attraverso la ricerca, noi anche dal punto di vista della ricerca domani, di lavorare nella ricerca in Italia o di trovare un lavoro, avremo dei problemi, perché il problema è che l'università è alla base del progresso economico e civile di un paese.